cima dell'uomo, sono salito per vie dirette da queste canne, dal pendio là. Sono salito diretto perché là è tutto innevato e non c'ho qua picozza, non c'ho qua ramponi. Dopo dovrò scendere ancora di qua, da qualche parte devo scendere. Adesso qua si sale, siamo già quasi a quota 2300. Come on shit and power. Guarda te, la disperazione dei come on shit. C'è il sentiero normale. Non è il 276. La mia alzaci. Non tira il fiato. Pit. 100 metri. Ok. Ok, come on shit. Ci tocca. Come on shit. Cazzo. Mi ricordo l'altra volta come erano piedi con la neve. Era una roba fuori di testa. Allora. Al limite vedo di fare il giro largo di là, dopo vedrò. Io col Fumasole Lugano. Sono qui al cannellino della cima dell'uomo, c'è ancora un po' di neve, però boom, si può andare su sto pezzettino qua per saltare sulle rocce. Niente, quota 2350, mancano 40 metri alla vetta. Ok, vamos. Come on shit!
Cosa succede giù di neve? Erba liscia e che mi da fidas dall'erbetta, l'erbetta. Dopo avevo avuto un'idea. Il camo shit power, come diceva il camo shit, detti uomini camoscio. Dopo si potrebbe anche andare giù così, fare il giro largo, prenderla di là, non sarebbe male, dopo ci penso. Sai dove è sto canalino? Di qua o di là? E di là. Niente, devo fare un mini traverso. Di qua non mi conviene passare, mi conviene attraversare di qua, mini camo shit. Porco Dio! Se ne fregia. Entro ancora neve. Se ce la farò. Che frecce in man.
conoscerti. Igor Fumasoli, Lugano, sono in cima alla cima dell'uomo. Qua abbiamo un bellissimo libro di vetta, dedica 26 maggio 2016, ore 14:14. Un saluto a tutti, Igor Fumasoli, Lugano, igoricr.org. La salita l'ho fatta venendo su diretto dalle Ganne, perché oggi Picozza era un po' e non l'ho portati, quindi ho fatto i sassi, sono venuto su un po' dritto e come si dice, dopo c'erano dei nevai lì sotto, c'è un nevaio un po' dentro nel canalino, ma niente di che, è già all'inizio proprio del canalino. Adesso vedendo di qua opterei quasi per scendere da quella parte là e poi arrivare giù per Ganna di là e tagliare il laterale. Non farò più la salita che ho fatto, che era un po' in piedi, ma prendere magari quella discesa che è un po' più dolce, no? Da lì dove c'è quel grande masso lo prendo come riferimento, poi vado giù, taglio e arrivo lì. C'è la mia camshaft che mi sta aspettando, quindi camshaft devo andare. And power! Ciao. Cima dell'uomo è stata conquistata. Adesso vi faccio vedere una traccia fatta da qualcuno che ha percorso le due bocchette, come si può ben vedere là a mezza costa c'è una traccia che viene qua, ta 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 tac, poi va lì sul piano e viene fuori di qua. È una bella bocchetta questa qua. La vediamo, cima d'Erbia est, cima d'Erbia ovest. Quella è la traccia che seguirò io, penso che sono quelli che sono venuti su prima di me, dalla Peruscada. Oggi c'era su una dedica, sulla cima dell'uomo, era un gruppo. Il canalino è stato fatto, è lì, alle mie spalle. C'era solo un po' di neve, ma niente di che. Bellissima questa cima. Sono contento. Adesso vado dalla mia camshaft che mi aspetta giù in capanna. Canale camshaft. Il ritorno dalla cima dell'uomo. Sono qui con la camshaft e il cane. Eccolo là. Nina! Saluta! Saluta i tuoi fans! Nina! Dove sei? Saluta tutti! È stata una bella avventura! Camshaft! Saluta i tuoi fans! Mamma mia, questa camshaft è inutile, incorrompibile. Camshaft del best. Alla prossima! Camshaft! Avanti! Micro camshaft. Mini camshaft. Con calma che non c'è fretta. Roccia bagnata, roccia fortunata.
And the camo shit. Micro ne vai. Ma sono saltato giù di qua. Ok, bravi. Vieni. Dell'impero musulmano. Che bellezza!
ci vuole l'uomo. Adesso si potrebbe far così, andare giù di là e fare il giro di là. Come shit!